quale il Partito Democratico concorda di contrarietà all'allargamento, devo dire come ha anche significato qui il collega Bianconi, al di fuori dalla categoria dei politici, è l'apertura ad una categoria dell'impegno pubblico che è vastissima e non è neanche solo quella che hanno citato i colleghi del Movimento 5 Stelle. Quindi con coerenza voteremo parere contrario agli emendamenti identici che qui sono stati proposti. Grazie, onorevole D'Ambrosio. Grazie Presidente. Presidente, dopo quasi due anni giungiamo con il conflitto di interessi ancora una volta all'interno dell'Aula e ancora una volta all'interno dell'Aula il gioco è sempre quello, mentire sapendo di fare proprio questo, perché proprio qualche minuto fa il PD ha di fatto ammesso all'interno della Commissione Bilancio che le fattispecie per le quali varrà questo conflitto di interessi sono in Italia all'incirca 260 persone, e cioè i membri del governo nazionale più i membri di governo regionale. All'interno di questa fattispecie non ci sono i parlamentari, non ci sono i consiglieri regionali di fatto, che invece vengono semplicemente regolamentati all'interno della fattispecie dell'ineggibilità, perché invece il resto è sostanzialmente un contenitore vuoto. E allora Presidente, io mi chiedo, perché fare una legge sul conflitto di interessi soltanto che riguardi 260 persone? Forse perché qualcuno si vuol fare la marchetta elettorale per le elezioni amministrative? Il Movimento 5 Stelle in questo ennesimo gioco di contenitori vuoti non ci sta, perché voglio ricordare che noi eravamo molto vicini invece a quella che era la bozza del collega Sanna arrivata in Commissione Affari Costituzionali all'inizio e che poi invece è stata completamente svuotata del suo contenuto. Grazie, grazie Presidente. La ringrazio Presidente D'Ambrosio. Non ho altri iscritti. Onorevole Crippa, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Anche sui numeri, come al solito, il collega Fiano cerca sempre di deviare l'attenzione sparando numeri a caso. Quanto poc'anzi è stato detto riguarda quindi sostanzialmente 300 persone a cui sarà applicato un conflitto di interessi. Queste 300 persone, globalmente stiamo già sovrastimandole rispetto ai numeri reali, costeranno, abbiamo detto, 1,5 milioni, perché la bilancio ha appena approvato una copertura da 1,5 milioni che preveda un meccanismo di analisi. Fa circa 5.000 euro a persona. Allora, io credo che dobbiamo dire le cose come stanno, cioè per valutare un conflitto di interessi noi ipotizziamo che all'anno ci costi circa 5.000 euro a caso. E immaginando che di fatto queste posizioni almeno perdurino dai 3 ai 5 anni, cioè mi sembra quantomeno irrazionale limitarlo ad un numero così ristretto, a meno che, come al solito, lo fate solo di facciata per salvare la vostra poltrona. Onorevole Longo. Grazie signor Presidente.